Coronavirus, Zaia, siamo in piena fase convivenza, i vicentini favorevoli al test della saliva. Maltempo, il governo dà il via libera allo stato di emergenza, scuole tutto sistemato, si parte il 14. Vicenza rilancia il turismo, musei e parcheggi gratis nel fine settimana. Notte da incubo ad Arzignano, devasta la sede della polizia locale, sudamericano arrestato. Pigafetta, 500 anni dalla prima circumnavigazione della Terra, torna a navigare in 500. TG Vicenza, buona serata, lo sguardo veloce in apertura al report pomeridiano di Azienda Zero. Abbiamo altri 78 casi positivi al coronavirus, 34 nel veronese, 8 solo nel vicentino. Il totale degli attualmente positivi sale a 2.946. Uno sguardo ai ricoverati all'ospedale di Vicenza, sono 9, tutti in area non critica, nessuno in terapia intensiva. Coronavirus, la guardia rimane alta, continuano test rapidi e i tamponi, ma ormai, dice il governatore Zaia, siamo sempre più nella fase di convivenza. Siamo sempre con la guardia alta, e c'è attenzione, c'è un piano di sanità pubblica che abbiamo fatto in tempi non sospetti. Vi ricordate quando dicevo quest'estate schiereremo l'artiglieria pesante? Abbiamo coscienza che, come è accaduto in altri paesi, penso a Israele, penso alla Corea, penso a Singapore, penso a Wuhan, nella provincia di Hubei in Cina, che questa è la fase della convivenza con il virus. Il 95% del virus in questo momento dà positività asintomatica, cioè vuol dire che abbiamo dei cittadini che sono positivi, si negativizzano senza neanche avere un colpo di uno starnuto o del raffreddore. Siamo stati i primi, e lo siamo tutt'oggi, per tamponi, per i test rapidi. Ricordo che i test rapidi si sono utilizzati per primi in Italia proprio qui in Veneto. E dall'altro c'è da dire che siamo stati coloro che hanno proposto il tampone rapido, che oggi in realtà a livello nazionale ma anche internazionale, visto e considerato che ormai circa 10-11 multinazionali propongono il tampone rapido, che ormai ha raggiunto costi dai 20 euro iniziali, siamo arrivati a 4,50 euro. E dopo il test rapido è stato annunciato ieri il test salivale. A riguardo abbiamo sentito i vicentini che cosa ne pensano e se lo farebbero. Ce la farebbe il test della saliva? Subito, sì sì. Secondo me è l'utile, può essere meglio, più veloce magari. Una cosa che può aiutare lo farò, veramente. No, no, sempre per il bene della gente, perché tanta gente non lo crede ancora. Il test così rapido che uno si può fare va bene? Sì, non è che bisogna aspettare che uno abbia la febbre o dei sintomi per fare il test, così almeno si fa anche prima senza dover aspettare chissà quanto. Penso che sia anche giusto, cioè non è bisogno di aspettare cioè una settimana o più per avere diciamo, la conferma se sei positivo o no, quindi un test veloce è necessario. Le cose fatte da sé medesimi secondo me non hanno senso, ecco, questa è la mia opinione, per cui ritengo che si debba fare i test, però che siano fatti da persone che siano competenti. Ecco. Potrebbe essere una cosa che accorcia alcuni tempi che al momento stanno mettendo in difficoltà soprattutto c'è aziende che magari hanno un caso positivo in azienda e devono naturalmente tenerlo a casa, dicono quei 15 giorni o quei 4-5 giorni preventivi. Potrebbe essere utile, dico potrebbe, però il futuro non lo sa nessuno. Quindi è una cosa col punto di domanda. Se ha una validità il fatto che riesci ad avere una risposta nel breve tempo e sai se sei libero o no, per me sarebbe una cosa importante. Aspettare un bel po', anch'io sono andata in vacanza, non sai, stai lì un po' attento. Invece così sarebbe una cosa interessante. Se lo trovassi in farmacia lo comprerebbe? Sì, sì, certo, certo. A Vicenza oltre il 70% degli insegnanti e del personale scolastico ha aderito ai test sierologici, 2 i casi positivi. Coronavirus, test sierologici agli insegnanti prima dell'inizio dell'anno scolastico, test ricordiamo che era su base volontaria, 58.558 quelli che hanno accettato, di questi ben 57.438 sono risultati negativi al test sierologico, mentre 1.120 sono risultati positivi allo screening, ovvero hanno avuto un contatto con il virus, ma solo 3 a successivo tampone di conferma sono risultati effettivamente positivi al Covid-19.
19 e pertanto in isolamento. Di questi, due appartengono all'Uslotto Berica, dove peraltro aveva aderito al test il 73,9% degli insegnanti. Dopo il maltempo, il governo ha dato il via libera allo stato di emergenza per il Veneto. Le ferite del maltempo bruciano ancora. Nel Vicentino, Trissino e Arzignano si stanno rialzando in piedi dopo l'apocalisse meteorologica di grandine e vento. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo stato di emergenza per il Veneto, dove sono in arrivo 6.800.000 euro dal governo per ripagare i danni di fine agosto. Il sottosegretario agli enti locali, Achille Variati, annuncia lo stanziamento di 1.350.000 euro per gli interventi di manutenzione straordinaria delle scuole colpite dai temporali. Intanto ad Arzignano il sindaco Alessia Bevilacqua racconta la corsa contro il tempo per riconsegnare gli istituti scolastici sistemati e messi in sicurezza in tempo per la ripartenza delle lezioni, fissata per il 14 settembre. Abbiamo consegnato la direzione scolastica alle scuole di Tezze e di Castello, dove appunto sono stati fatti degli interventi di edilizia per adeguare appunto gli spazi alla normativa anti-Covid, anche se tutte le scuole bene o male sono state interessate da un adeguamento, diciamo, a questa normativa. E poi naturalmente siamo intervenuti a sistemare quei danni appunto che il maltempo ha causato, come appunto nella scuola di San Botolo e nella scuola di San Rocco. Quindi i lavori sono stati tutti completati, le scuole partiranno il 14 settembre, ad eccezione della scuola di San Zeno, che è la scuola che è stata maggiormente colpita appunto dal maltempo, che partirà con un solo giorno di ritardo, quindi i bambini entreranno a scuola martedì. Questo perché, nonostante la scuola sia comunque pronta, anche se il cantiere poi continuerà per tutto il mese di settembre, ma è stata comunque messa in sicurezza e quindi i bambini possono entrare, era giusto dare alla direzione scolastica il tempo per riorganizzare appunto l'apertura. Insomma, Arzignano taglia un traguardo strepitoso, quello di avere praticamente tutte le scuole pronte con le disposizioni anti-Covid per l'inizio delle lezioni, nonostante i danni del maltempo. Un risultato per niente scontato, figlio del senso di iniziativa e della voglia di ripartire. Ce l'abbiamo fatta, i lavori sono stati tutti completati e quindi le scuole sono tutte fruibili. Voltiamo pagina, grandi novità a Vicenza per parcheggi e mostre. Weekend free, musei e parca sbarra gratuiti. Quella che nasce a Vicenza è una vera e propria rivoluzione dei posteggi. Dal 12 settembre al 29 novembre, ogni weekend, la macchina non è più un problema nella città del Palladio. Si potrà sostare a costo zero ed entrare in Basilica e nei musei civici senza pagare il biglietto. Ha sicuramente una novità che non si era vista negli ultimi 20 anni, la volontà di far ripartire il nostro centro storico attraverso due azioni, una la gratuità dei parcheggi a sbarra fino al 30 novembre e poi i musei gratis in tutta la città per i turisti che verranno a visitare la città di Vicenza, in particolare alcuni musei come il Chiericati, la Basilica Palladiana, il Museo Archeologico e chiaramente Santa Corona. Questi sono gli obiettivi dell'amministrazione, quella di rilanciare il nostro territorio in un momento di difficoltà, aiutando le nostre attività imprenditoriali che sono più in difficoltà. Molti utenti non potranno usufruire dei rimborsi di SVT per gli abbonamenti non utilizzati durante il lockdown. Trasporto pubblico. La scuola è a blocchi di partenza ed SVT, Società di Trasporti Vicentina, è pronta anche se qualche nodo da sciogliere legato ancora al lockdown non manca. Parliamo dei rimborsi, un voucher da scalare dall'acquisto di un nuovo abbonamento per i mesi di non utilizzo del servizio, soprattutto degli studenti. In redazione a Rete Veneta sono arrivate diverse segnalazioni di genitori che si sono trovati a non poter usufruire del voucher emesso da SVT come rimborso, perché hanno poi scoperto legato al solo acquisto di un nuovo abbonamento annuale. Scelta quest'ultima che molte famiglie non hanno fatto per vari motivi, in parte per la bella stagione e in parte proprio in ragione del Covid, ed ora si trovano che non potranno avere rimborso. Abbiamo portato la questione direttamente ad SVT, che ne dà motivazioni economiche e rimane irremovibile nella sua scelta. La ragione è il fatto che noi, tutta questa grande struttura, se ci affacciamo a queste finestre, vediamo centinaia di autobus, è una struttura costosissima che è stata messa in piedi da SVT,
per trasportare un'utenza abbonata annualmente. Se comincia a perdere quell'utenza, a non avere quell'impegno anche dal punto di vista finanziario che ciascuno dei propri clienti assume acquistando un abbonamento annuale, senza appunto questo combinato disposto, la nostra intrapresa rischia di non avere un equilibrio economico finanziario. Noi resistiamo sulla posizione e concediamo questo voucher dietro l'acquisto di un abbonamento annuale. Torniamo ad Arzignano, dove è stato devastato il comando della polizia locale, aggrediti due agenti e due carabinieri. Notte folle ad Arzignano, un 47enne sudamericano devasta il comando della polizia locale. È passata l'una di notte quando il 47enne a bordo di un Apollo si lancia contro il cancello del comando, sfonda la porta d'accesso anteriore ed entra all'interno. L'assalto fa scattare l'allarme alla stazione dei carabinieri che immediatamente accorrono e con loro anche il comandante della polizia locale e il suo vice. Agenti e militari arrivano sul posto mentre l'uomo sta cercando di andarsene con una moto della polizia locale. Viene bloccato, ma la sua reazione è furiosa, spacca e distrugge tutto ciò che gli sta attorno, devastando la sala di videosorveglianza. Bloccato dagli agenti e dai militari, il 47enne sudamericano non esita a prendere a morsi il comandante della polizia locale Antonio Berto, ad una gamba, e il suo vice Barco, alla mano. Prognosi per i due, 10 e 5 giorni. Feriti anche due carabinieri. Abbiamo tentato di bloccare nella maniera più semplice possibile questa persona. Però questo si dimenava, ha fatto di tutto e di più, è scappato, ha calciato, pugni. Il nostro servizio continua, questi sono gli incidenti, come dico io, del mestiere. Spero che queste cose non accadano più, perché questo, come altri fatti successi recentemente, stanno lasciando il segno all'interno del mio comando. Alla fine il 47enne viene immobilizzato, arrestato e portato in cella a Montecchio Maggiore. Dietro di sé però ha lasciato danni tra i 20 e i 30 mila euro. Processato per direttissima, è stato condannato a 10 mesi con la condizionale 500 euro di multa. L'uomo, incensurato, ha chiesto il patteggiamento e pertanto gli sarà chiesto il risarcimento civile per danni a cose e persone. Dura la reazione del vice sindaco e assessore alla sicurezza. Una situazione folle. Per fortuna è stato subito arrestato, ma quello che noi chiediamo è che personaggi di questo tipo devono ritornare a casa loro. Sta per tornare in viaggio Antonio Pigafetta, o meglio il suo busto, destinazione il Cile, lo Stretto di Magellano, ma prima tappa a Roma a bordo di un mezzo particolare. Soffiano i venti di Pigafetta e raccontano storie di avventurieri, storie di sogni e di visioni diventate realtà. C'è sempre un viaggio da intraprendere verso orizzonti nuovi. Così l'impresa più ardita, la prima circumnavigazione della Terra, rivive 500 anni dopo. Allora come oggi, protagonista, un manipolo di uomini. Allora come oggi soffiano i venti dell'innovazione, dell'intuizione illuminata, i venti di un mondo nuovo. Alchimie del tempo, corsi e ricorsi storici. Le tessere di quell'antico mosaico misteriosamente si ricompongono e trascorso mezzo millennio proprio da Vicenza si salpa per un altro viaggio verso lo Stretto di Magellano in Cile. La prima tappa è Roma, dove il busto di Pigafetta arriverà a bordo di un'auto iconica italiana, la 500. 500 come gli anni trascorsi da quell'azzardo che cambiò la storia, 500 perché dietro al destino c'è sempre una cabala. È con molto piacere che abbiamo accolto questo invito di legare questa vettura italiana, questa 500, ai 500 anni di questo Pigafetta. Cavaliere di Rodi, rampollo di una delle più importanti famiglie nobili di Vicenza, astronomo e matematico. Antonio Lombardo, detto il Pigafetta, mezzo millennio fa partì con Ferdinando Magellano a bordo di navi all'avanguardia, capaci di affrontare l'oceano. Oggi anche questa vettura è la migliore espressione della tecnologia moderna, capace di navigare sulla strada spinta da un motore totalmente elettrico. L'innovazione continua a 500 anni di distanza nel segno di Pigafetta. La cosa più bella è che questa vettura, abbiamo scoperto questa mattina, è completamente all'interno con plastica riciclata. Da che cosa? Plastica riciclata dal mare. E quindi il mare è stato il protagonista 500 anni fa del primo viaggio intorno al mondo e la plastica
ricavata dal mare, oggi è la caratteristica di questa nuova vettura. Storia, innovazione tecnologica, insomma un'icona dei rapporti antichi e profondi tra il Veneto e il Cile, che vengono rinnovati in questa occasione e che vedono la donazione a breve del busto di Pigafetta all'ambasciata del Cile perché possa trovare posto nello Stretto di Magellano in ottobre, proprio i 500 anni della scoperta dello Stretto di Magellano. Tra poco a Sport in Casa, ospite di Alex Iuliano, sarà il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Veneto, vicepresidente Patrick Pittone. Si parlerà dei campionati e delle difficoltà a farli partire. Alle 21.15 Focus, tra gli ospiti Francesco Calzavara, Roberto Marcato, Annalisa Nalin, Nicola Palumbo, Antonino Pipitone, Cristiano Rossetto, Enrico Scacco e Andrea Zanoni. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, buona serata. Nuovo Renault Captur, scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL e con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene. Bentrovati al meteo. Si mantiene in prevalenza buono il tempo sul nostro territorio, ma vediamo insieme il dettaglio di venerdì 11 settembre. Sul Veneto la nostra grafica ci mostra condizioni di bel tempo, locali addensamenti in mattinata, decisamente più sole a partire dal pomeriggio, anche se sui rilievi saranno possibili occasionali rovesci. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 16 e 20 gradi, valori massimi invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora a Vicenza, in città ma anche in provincia situazione pressoché identica, ci attende infatti una giornata anche qui decisamente soleggiata, non sono infatti previste piogge particolarmente degne di nota, il cielo sarà sereno o al massimo con poche nubi sparse. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Nuovo Renault Captur, scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL e con il motore E-Tech Plug-in Hybrid, scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene.